Adesso non c'è nessuno, ma da lunedì prossimo questo sarà lo sportello per le difficoltà di cittadini, famiglie ed impresa in Camera di Commercio a Pescara. Il prefetto di Pescara qualche mese fa ci aveva sollevato l'idea di fare un protocollo d'intesa tra tutte le associazioni di categorie, compreso l'albo degli avvocati, dei commercialisti, notari, psicologi e Camera di Commercio, affinché si potesse mettere a disposizione uno sportello telematico e poi anche fisico, per poter dare consulenza a chi ne ha bisogno. E protocollo d'intesa è stato con questo sportello come barriera antiusura, visto che la pandemia ha messo in ginocchio tanta parte dell'economia anche a Pescara, e l'usura è lì, attende con l'acquolina in bocca. Ipotizziamo uno scenario, imprenditori in difficoltà per mancanza di liquidi, perché poi è di questo che si parla. Qual è la consulenza? Vedere se si trova una possibilità, una strada per aiutare in qualche maniera, che in questo momento non ti saprei dire quale. Ed il prefetto di Pescara adotta anche in tema di usura un solo sistema. Io preferisco lavorare in un'ottica preventiva. Tra qualche mese noi potremo fare delle analisi su quello che è successo, ma attualmente noi non dobbiamo inseguire i fenomeni, ma dobbiamo contrastarli nel frattempo.